Non lo so che sto facendo, un film documentario, qualsiasi cosa che mi permetta di fare il mio nuovo film. Siccome non c'è nessuna possibilità di avere un produttore, me lo fo da solo, me lo fo coi cellulari, Cinecittà, ma che ti è successo? È difficile dire cosa è diventata Cinecittà. A te come ti devo definire? Attore, comico, regista, regista, conduttore, attore, attore, comico, regista, conduttore. Come ti devo mettere lì sotto pancia? Testa di arzo. Alla porta di casa Carlotta chi è? E sono il postino di Maria Di Filippi. Carlotta, c'è posta per te. Michele Coppini. Siamo in questo momento con Casa Carlotta all'interno di un film. Cosa ne pensi di fare un film col cellulare? Ragazzi, no, sono d'accordissimo. Come fai con il montaggio però? Non è un po' un casino? Poi il cellulare c'ha un'ottima qualità. Devi rispondere al telefono. Sto rispondendo. Pronto, sì. No, ma la bella idea è il cellulare, boia. Perché ci sono le trappole degli umbrali di cenere che non riparano. Attualmente mi sembra che ci sia una nuova generazione che è pronta anche a rischiare, però poi il blocco arriva in sala, cioè tu puoi arrivare a produrre un piccolo film pieno di vita, pieno di idee, e poi sì, sono anche uno scrittore fantasma, comunque vorrei piano piano uscire allo scoperto. Non mi tornava il fatto che io volevo fermarla la vita, volevo fermare il mondo, volevo fare delle fotografie, volevo fare quello che ha fatto mio nonno nella vita, raccontare la gente per la strada, ma non con la finzione cinematografica, ma bensì attraverso la fotografia. Zero budget può diventare qualcos'altro, è un codice zero. Da codice zero può diventare un QR code, può diventare qualcos'altro, quindi è solo un punto di partenza. Dopo? Certo! Allora magari si fa una ripresina mentre mangi il panino. Dopo, Michele, mo non me ne frega un cazzo. Ma noi siamo dei ganzi, si dice due cazzate, si piange forse dentro, ma di fuori sorrisate.